Francesco Belofiore, andiamo a San Nicola. Buon pubblico, tanti tifosi dell'Inter presenti. Bari con Gillet, Andrea Masiello, Glick, Rossi e Parisi, Gazzi, Almiron e Donati, Bentivoglio alle spalle di Rudolf e Okaka. Nell'Inter novità soprattutto davanti, come vediamo, Giulio Cesar, Maicon, Ranocchia, Materazzi, Chivu, Zanetti, Thiago Motta, Carja, Pazzini, Milito ed Eto'o insieme come nel secondo tempo di Inter Palermo. Dirige Romeo ed è subito Bari Spavaldo. 10 minuti, percussione di Almiron, va a procurarsi così questo calcio di punizione con l'ammonizione per Ranocchia. Parte Almiron, vola Giulio Cesar e mette in calcio d'angolo, gran balzo del ritrovato anche come condizione portiere brasiliano dell'Inter. Sponda opposta, Zanetti per Maicon, è l'incursore migliore dei nerazzurri in questa prima parte del match. Va a cercare di sinistro l'angolo alla destra di Gillet che blocca in buona presa. Ancora Maicon, eccolo qui, proporsi in area, scarta Almiron, tocca d'esterno, non benissimo, la palla sul fondo. Non è una gran partita, attenzione a questo tuffo di Benti con Thiago Motta che alza, è vero, un po' la gamba, ma viene ammonito per simulazione il trequartista del Bari. 25esimo angolo di Maicon, ma Ranocchia, l'ex di turno, trova spazio, colpisce di testa Gillet ben piazzato. Leonardo Di Pensa un primo tempo sottotono dei nerazzurri. Freme Sneijder per rientrare dopo 50 giorni. 2 minuti nel corso della ripresa. Eto'o. Ancora Eto'o, supera un paio di avversari, gli si fa incontro anche Andrea Masiello, lo scambio con Milito in area, il piattone di Eto'o, leggermente deviato, prodezza in corsa in slalom del camerunense, l'Inter vicina al gol. Tocca poi con il braccio Maicon in area, protesta il giocatore del Bari, ma osservate che cosa fa Zanetti su questo contropiede di Okaka, lo ferma così, 37 anni, eccolo qui. Supera anche Andrea Masiello e riparte per ribaltare l'azione offensiva dei nerazzurri che non riesce però a concludersi. 14esimo minuto, non si spiega questa arrabbiatura di Marco Rossi con Chivu, ma le immagini spiegano tutto. Pugno secco di Chivu, non visto dall'arbitro e dal suo assistente, scatterà ovviamente la prova televisiva. Proditorio pugno di Chivu a Rossi. 16esimo, Sneijder per Milito, 4-3-1-2 per Leonardo, il norvegese Huseklepp per Rudolf, l'Inter insiste, 25esimo minuto, è cambiata un po' la marcia dei nerazzurri là davanti. Carja, ancora per Eto'o, trova il pertugio giusto, Carja a sinistro e l'Inter va in vantaggio al 25esimo minuto con il primo gol del franco marocchino in maglia nerazzurra, uno degli acquisti di gennaio. Ha fatto come al solito tanto se non tutto Eto'o, buono il controllo di Carja, superato così Gillet ed è il gol del vantaggio dell'Inter, 25esimo minuto. Il Bari però c'è e come? Almiron verso Parisi, il tocco per Gazzi, prova la conclusione volante, Giulio Cesar è ben piazzato fra i pali. Il Bari non molla, 39esimo. Ancora Gazzi che cerca di farsi largo in area di rigore dell'Inter, il tiro è debole e andiamo al 48esimo minuto, in pieno forcing del Bari, si aprono gli spazi, Thiago Motta pesca Pazzini, ha di fronte Rossi, cerca di ubriacarlo con il dribbling, poi il tiro è forte, non è forte, ma è preciso, Gillet non riesce a deviarlo, 2-0 al 48esimo minuto, terzo gol in 2 partite. In maglia nerazzurra per Pazzini, rivediamo ancora l'intervento corretto di Sneijder su Almiron, Pazzini che va a puntare il suo ex compagno di squadra, la Samp, Rossi, Gillet non è precisissimo e i nerazzurri vanno sul 2-0, ma non è finita, siamo al 5° minuto di recupero, Zanetti inesauribile sulla destra, parte in traversone, Carja di petto, Sneijder completamente solo ed è il gol del 3-0, dopo 50 giorni il ritorno in squadra di Sneijder che timbra così la sua prestazione, il primo gol di Sneijder in questo campionato. Rivediamo ancora il destro secco dell'olandese, l'assist di petto di Carja sicuramente tra i migliori
questa sera. Rimane in questo 3-0 il gesto davvero sconsiderato di Christian Kivu che...